altro video di storia dell'arte contemporanea dagli anni 60 alle ultime tendenze. Oggi ci occuperemo di arte povera. L'arte povera viene teorizzata da Germano Celant nel 1967 con un articolo su Flash Art. L'arte povera assume un carattere primordiale, vitalistico, esistenziale e questo si traduce in gesti molto semplici, però con un forte impianto concettuale. Uno degli artisti più importanti dell'arte povera fu sicuramente Kunellis, di origini greche, che però si trasferì in Italia nel 1957. E la cosa che più colpì di Kunellis fu la sua personalissima interpretazione del ready-made. Fu celebre infatti la performance, chiamiamola così, Cavalli, che venne esposta nella Galleria Lattico, dove ci furono proprio dei cavalli veri. Insomma, Kunellis riduce ai minimi termini. Ci fu poi Mario Merz, che esordì nell'informale ma proseguì la sua ricerca nell'arte povera. Di Merz ricordiamo gli igloo, la serie di Fibonacci, la spirale che è un simbolo di forza. Sicuramente uno degli artisti più emblematici di questa corrente è stato ed è Giuseppe Penone. Giuseppe Penone inserisce proprio gli elementi della natura nei suoi lavori per farne un'analisi approfondita. E sicuramente è doveroso citare Michelangelo Pistoletto con le sue superfici specchianti, con la Venere degli stracci. Analizza i rapporti che ci sono tra realtà e finzione, tra positivo e negativo, tra pieno e vuoto, tra spazio reale e spazio immaginario. Dobbiamo poi assolutamente citare Gilberto Zorio e Pino Pascali.